Buongiorno a tutti amici di Sfornati, oggi dovete perdonarci perché faremo veramente una ricetta da urlo, di quelle ipercaloriche però. Di cosa sto parlando? Vi dicono qualcosa questi vasetti? Stiamo parlando della crostata alla Nutella. Questa è per la nostra amica Alessandra che ce l'ha chiesta espressamente. Mi terrò molto abbondante con la pasta frolla. Non avrò problemi poi per coprire il sopra della nostra tortiera con le decorazioni. Quella che ci avanzerà o la utilizzeremo per fare dei biscotti o magari la lasceremo in frigo o la congeleremo. Vediamo poi alla fine. Per una frolla croccante utilizzeremo 500 g di farina 00, 200 g di zucchero, 200 g di burro, 2 uova intere, un pizzico di sale, 400 g di Nutella. Ecco, quella la utilizziamo tutta, di sicuro. Le dosi potete dimezzarla se non avete intenzione o paura che non abbiate abbastanza pasta frolla per fare le decorazioni. Vedete voi. Noi ovviamente ci avvaliamo della nostra potentissima e bellissima KitchenAid, che non ci paga, ma noi usiamo sempre perché è uno strumento veramente utile. Abbiamo già messo tutta la farina all'interno della ciotola, mettiamo lo zucchero, prendiamo il burro dal frigo, il burro deve essere freddissimo, e lo mettiamo dentro, uniamo il pizzico di sale. Nelle frolle ci va sempre. Iniziamo lentamente a mescolare. Intanto rompiamo le uova da parte. Uovo numero 1, uovo numero 2. Adesso lasciamo lavorare la KitchenAid per qualche minuto finché la pasta frolla non sarà pronta. Molto semplice, no? Se invece lavorate a mano, fate una fontana con la farina, al centro le uova, lo zucchero, iniziate a lavorare leggermente il composto liquido con lo zucchero. Quando il composto liquido inizierà a inglobare piano piano un po' di farina, mettete il burro a pezzettini e punzecchiatelo con la punta delle dita senza andarlo a scaldare troppo. E dopo pochissimi minuti la nostra frolla è pronta. Adesso vi diamo una forma compatta, anche appiattendola leggermente, la mettiamo in frigo per mezz'ora coperta di pellicola trasparente. Ed eccoci sul nostro piano di lavoro. Taglio immediatamente un terzo della pasta, la copro con pellicola e la ripongo nuovamente nel frigo. Diamo dei colpetti alla nostra frolla fin tanto che non raggiungiamo le dimensioni che ci interessano. Cerchiamo questa operazione di farla il più velocemente possibile perché il burro non si deve scaldare molto. Abbiamo raggiunto la dimensione della nostra teglia, ci ho spruzzato l'ungiteglia della Pane Angeli. Mettiamo una mano sotto la carta forno, schiacciamo e giriamo. Laddove ci dovesse essere un buco o una mancanza, potremmo andare a sistemare la pasta. Togliamo l'eccedenza. Con una forchetta bucherelliamo senza trapassare, andiamo a versare al centro la nostra Nutella e lentamente la spalmiamo su tutta la nostra superficie. Sbattendo leggermente si appiattisce ed è il risultato che vogliamo ottenere. Creiamo le strisce. Se non vi dovesse bastare la pasta, ricordatevi che abbiamo ancora un terzo della pasta nel frigo in attesa di creazioni. Manteniamo già una forma rettangolare. Striscia number one. Poi sistemeremo tutto alla fine. Adesso appoggiamo striscia number 2. Andiamo a
staccare l'eccedenza. La crostata è pronta, ma lavoriamo un attimo sui bordi. I bordi li abbassiamo con i rebbi di una forchetta e facciamo questo lavoro. Con un uovo intero mischiato con un pizzico di zucchero e abbiamo spennellato il tutto. Adesso in forno a 180 gradi per 30-35 minuti, diamoci un occhio però. E dopo circa 40 minuti di cottura, eccola qua la nostra meraviglia. Ed è tutta per la nostra amica che se la verrà a prendere domani in giornata. Quindi cosa faccio? La chiudo sotto una campana di vetro e la proteggo, perché sennò me la mangio tutta. Beh, magari pensandoci una fetta me la mangio. Grazie per averci seguito anche in questa video ricetta. Vi ricordo che troverete la ricetta completa, le foto sul nostro blog all'indirizzo www.sfornati.com e che troverete la pagina di Sfornati sui social Facebook e Instagram alla voce Sfornati, ovviamente. Ciao, grazie a tutti!